Ok, Shalom, Shalom, Shalom. Noi siamo il vero popolo di Israele. Siamo la vera casa di Israele, siamo il popolo della Sacra Bibbia, così chiamati negri, latini, taino, indios e nativi indiani d'America. E prima di iniziare diamo tutta la gloria, il potere e le adorazioni al Padre Onnipotente, Yahawah Ba'ashem, Yahawah Shai, Ba'ashem Ruach HaKodesh. I nostri doppi onori agli anziani e apostoli della Great New Stone, GMS, per averci insegnato questa verità e per il loro ministero al servizio di Yahawah, Yahawah Shai. E salutiamo gli eletti della Casa di Israele, ai nostri Akiam che sono dispersi in tutto il mondo, a coloro che predicano questa verità in sincerità e umiltà e che vivono e soffrono per la predicazione del Vangelo. Il Vangelo, la buona notizia, Shalom agli Akiam e alle Akwat che mettono in pratica, che ascoltano e mettono in pratica questa parola. E siamo qua un altro giorno, siamo per la seconda volta in questa città, Vicenza, a predicare la verità della Bibbia affinché possiamo stare sicuri che questo messaggio possa arrivare a chi è destinato che arrivi, questo messaggio che è destinato ad arrivare agli eletti del popolo di Israele, alla casa di Israele. Infatti siamo qui a svegliare il nostro popolo, a svegliare il popolo dell'Altissimo, i figli dell'Altissimo, a svegliarli, ad avvertirli e a insegnargli, mostrargli e a presentargli il vero potere, colui che il mondo chiama Dio, e gli presentiamo il loro potere, gli presentiamo il potere vivente del popolo di Israele. Il suo nome è Yahawah, che significa colui che è o colui che esiste, è il creatore dei cieli e della terra e di tutto ciò che è in essa. È il nostro Signore, è il potere, è l'unico potere vivente. E ve lo presentiamo nel nome, Ba'Hashem, di suo figlio, nostro Signore e Salvatore, Yahawah Shai, che il mondo dall'ignoranza e dall'inganno chiama con il nome falso di Gesù Cristo e conosce con la falsa immagine di Cesare Borgia. Ve lo presentiamo, vi presentiamo il vostro Salvatore, perché senza di esso siete degli zombie che camminano, siete dei morti che camminano. Ok? E quindi qua, come ci suggerisce l'Altissimo, siamo nello spirito dei profeti. Siamo nello spirito dei profeti Geremia, Isaia, Ezechiele. E infatti proprio da Ezechiele che voglio prendervi questa scrittura velocemente per farvi capire qual è il nostro lavoro. E questo è Ezechiele, capitolo 3, versetto 17, che dice: figlio d'uomo, io ti ho stabilito come una sentinella per la casa di Israele. E noi siamo questi, siamo sentinelle. Che cos'è la sentinella? La sentinella è lì che avverte quando c'è guerra, quando sta arrivando un attacco dai nemici. E oggi ci troviamo qui nel regno del così autoproclamato uomo bianco che è al governo oggi. La nazionalità biblica è Esaù, Edom. Loro governa, il padre ha dato il potere nelle loro mani per un tempo e loro oggi ci stanno attaccando a livello spirituale con tutte le loro religioni e le loro menzogne e le loro dottrine false, e ci attaccano a livello carnale, fisico, attraverso questo avvelenamento di massa, attraverso questi obblighi e queste restrizioni che ci mettono alla prova. Ma chi ha la conoscenza, chi ha la luce che viene dal Signore Yahawah Shai, conosce quali sono i tempi e quindi sa come muoversi, e quindi è sveglio, veglia e non dorme, come ci dice il Signore. E quindi, figlio d'uomo, capitolo 3, versetto 17, io ti ho stabilito come sentinella per la casa di Israele. Noi siamo qua quindi ad avvertire, a svegliare il vero popolo di Israele. Quando tu udrai dalla mia bocca una parola, tu li avvertirai da parte mia. E noi udiamo la parola dalla Sacra Scrittura, dalla verità della Sacra Scrittura, perché abbiamo l'intendimento nella Ruach HaKodesh, lo Spirito Santo, che è lo Spirito che Yahawah Shai ci ha mandato nel nome del Padre, ok? E dagli apostoli, Khan, perché comunque è tutto un ordine. Yahawah Ba'ashem, Yahawah Shai è un potere di ordine e non è USA. È come fare un esempio, è come in un esercito. C'è il generale, c'è l'ufficiale, c'è il sottufficiale e ci sono i soldati. Questi siamo noi. Noi in questo momento siamo i soldati. Sopra di noi ci sono gli apostoli della Great New Stone GMS, che loro sono i generali. Sopra i generali c'è il comandante dei generali che è Yahawah Shai. E sopra Yahawah Shai c'è il big boss, c'è il grande. C'è l'Onnipotente, Yahawah Ba'ashem, Yahawah Shai, ok? E questo è il versetto 18, che dice: quando io dirò all'empio, certo morirai, se tu non l'avvertirai e non parli per avvertire quell'empio di abbandonare la sua via malvagia e salvare così la sua vita,
Qua quando sta parlando dell'empio, sta parlando dell'empio della casa di Israele. L'empio che cosa significa? Che non comportarsi secondo i comandamenti, non camminare nella via che Yahweh Bashem, Yahweh Shai, attraverso suo figlio, Yahweh Shai, attraverso i sei servi, i profeti, ci ha insegnato ad osservare quella via, quei comandamenti, quella strada, ok? Quindi quando, se noi non avvertiamo l'empio, non avvertiamo il popolo di Israele che sta camminando in una via sbagliata, sta chiamando altre divinità, sta chiamando un Dio che non esiste, il Dio della Chiesa, un Dio personalizzato, un Dio fittizio, un Dio ingannevole, sta chiamando un nome abominevole, falso, quale Gesù Cristo, che non è il nome del nostro Salvatore. Vi stiamo avvisando che questa non è la via, questa è la via sbagliata, chiamare con un nome greco, che è un'allusione a Zeus, il nostro Signore, chiamare l'Altissimo senza il figlio, rivolgersi all'Altissimo senza il figlio, o come rivolgersi a santi e madonne che non hanno nessun potere, non hanno nessuna autorità, non contano nulla, o come anche a altre religioni come l'Islam, agli Akiam, agli israeliti che sono nell'Islam per ignoranza, di dire che l'Altissimo ha mandato suo figlio, che nell'Islam chiamano Isa, come lo chiamano? Issa lo chiamano e dicono che è un profeta, ma ha mandato suo figlio. Ha mandato suo figlio? Certo. Vai. Questo è il libro di prima lettera di Timoteo, a Timoteo. Questo è il libro di Timoteo, capitolo 2, versetto 5. Infatti c'è solo un Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Yahweh Shai, l'unto. Questo, come dice il fratello, c'è un solo Dio. Quindi se c'è un solo Dio, come possiamo essere tutti d'accordo, perché allora il Dio dei cristiani dice che si può mangiare maiale, mentre il Dio dei musulmani dice che non si può mangiare maiale? Il Dio dei musulmani dice di fare Ramadan, mentre il Dio dei cristiani dice di non fare Ramadan? Cioè c'è un solo Dio, è un solo pensiero, è uno solo, è il modo di adorare e di rispettare e di servire Dio, ok? Non è che c'è un Dio e ognuno lo serve a modo suo. Noi, se uno solo è l'Altissimo, è uno solo il modo di servirlo. È un solo mediatore. Uno solo è il mediatore che ci collega all'Altissimo. E non è come oggi la società conosce il Papa. Il Papa, che è anche chiamato pontefice, cioè che significa pontefice? Ponte tra noi e l'Altissimo. Dove è scritto questo? L'unico ponte tra noi e l'Altissimo è suo figlio, Yahweh Shai, e nessun altro, ok? Quindi uno solo è il mediatore ed è suo figlio, Yahweh Shai, nel quale noi oggi, attraverso le sue parole, attraverso le sue profezie, che noi... che si trova nel libro di Deuteronomio 28. Se vuoi tirare velocemente un precetto riguardo il metodo il gioco di ferro, 28 o Futs gioco fanno. Noi siamo gli ebrei. Siamo il vero popolo di Israele. Siamo il vero popolo di Israele. Invece coloro che oggi abitano la terra di Israele, loro sono gli Ashkenazi. Lo può trovare tranquillamente su internet. Loro sono gli ebrei Ashkenazi. È un'altra razza, è un altro ceppo che non appartiene al vero popolo di Israele. Loro sono un popolo. Siete in armonia? No, non siamo in armonia. Noi siamo in armonia con chi serve l'Altissimo. Coloro che non servono l'Altissimo, noi non siamo in armonia. Quelli che fanno la volontà del Padre, siamo in armonia. Il suo nome
nome Yahweh. Yahweh è un nome dell'ebraico moderno. L'ebraico moderno è una lingua sporca. È una traduzione sbagliata. Yahweh. Perché nel vocabolario dell'antico ebraico non esiste E. La lettera E non esiste. La domanda è questa. Allah significa potere. Potere. Nell'antico ebraico la parola potere è Allah, quindi quando i musulmani, l'Islam, sono andati a prendere le scritture ebraiche, perché sia la Bibbia che il Corano vengono dalle scritture ebraiche, perché è scritto da un inglese che è lì. Dio è lo stesso, quello che stavamo insegnando in questo momento, che Dio è uno solo, e uno solo è il modo di servirlo, è uno solo è il modo di ubbidirlo, non è che ognuno lo serve a modo suo. Però c'è un passo della Bibbia in cui gli ebrei si parlava di terra, parlava di confini di terra. Quindi Yahweh è uno degli Elohim. Allora, quando dice la parola Elohim, è un ebraico sbagliato, ok? La parola Elohim è Allahayim, Allahayim, okay? Perché nell'ebraico antico non esiste il vocabolario è uno. Allora, all'inizio, durante la creazione, ok? Si dice che gli Elohim, ok? La parola lì è Allahayim, perché il Dio, Yahweh, ha dato il comando a suo figlio, Yahweh Shai, che è stato fin dall'inizio, ok? Yahweh Shai è così chiamato Gesù, e il suo vero nome è Yahweh Shai. Gesù, sì, perché non esisteva la lettera J, Yahweh Shai è il primogenito del Padre, è stato il primo spirito creato. Prima del mondo è stato creato. Prima del mondo. E lui assieme ai spiriti, sono stati loro a venire a fare il lavoro sporco della creazione. Okay? E non sono 7 giorni come crede la Chiesa, che è un giorno dei padri. No, non abbiamo nessuna sede, ma abbiamo un sito internet, se vi interessa, può imparare, ok? Hai la pena, no, perché deve capire che la religione non insegna la verità non si trova, anzi si ha YouTube qui, sì, è su YouTube. GMS, no, scrivi, vada dietro, Great Music. Basta scrivere su YouTube questo, troverà quello che stiamo insegnando, tutto quello che stiamo insegnando, che quello che interessava a lei, la sua domanda è che era se Signore è uno solo, di cosa stiamo parlando noi, se non parliamo a favore dei cristiani, se non parliamo a favore di Nasrato, di cui state parlando, noi stiamo parlando questo, che le religioni non sono bibliche, la Bibbia non parla di religioni, ciò che ti insegnano nelle religioni non c'è scritto nella Bibbia, noi vi presentiamo il vero potere di Dio, quello che presentiamo, il Dio di Israele. Ha ragione, infatti, perché il Dio della creazione e i poteri della creazione ha scelto un solo popolo e ogni nazione ha le sue idee. Ha stabilito anche i confini della terra, ma il Dio deve capire che ce ne sono diversi dei, ok? Diversi dei ce ne sono, ma c'è uno solo che è più grande di tutti gli altri.
dicono che sono tutte delle filosofie sbagliate, e come dice la scrittura, abbiamo la volontà di averlo, ma non con la sua pazienza. Dunque, noi il suicidio non è il suicidio, sì, per continuare, la lezione in italiano, stavi parlando di sì, poi entriamo in comunque che stiamo entrando nella profezia che il nostro Signore Yahawashai ha annunciato circa 2000 anni fa. Noi quindi stiamo vivendo in quei tempi che il Signore annunciò. Adesso lo leggiamo in Matteo 24, e prima brevemente volevo concludere con Ezechiele capitolo 3 versetto 18. Quindi quando noi diremo all'Empio, quindi diciamo al popolo di Israele di convertirsi, poi magari questo anziano, quest'uomo è venuto qua a chiedere, noi diciamo qual è la via corretta, qual è il vero potere vivente, Yahweh Bashem Yahawashai, e qual è la via, cioè la scrittura, ciò che dice la scrittura, ciò che dice la parola del Signore è la verità, ok? E quindi noi che siamo sentinelle della casa di Israele avvertiamo il popolo di Israele di abbandonare la loro via malvagia, e così gli diamo la possibilità, nel nome di Yahawashai, l'unico salvatore, di salvarsi la vita. Quell'empio morirà per la sua iniquità, ma io domanderò conto del suo sangue alla tua mano. Se noi quindi non facciamo questo lavoro, se noi, che ci è stata data questa conoscenza, questo dono di profezia, di sapienza, di conoscenza, di intendimento delle sacre scritture, se noi non veniamo qua per le strade, per le vie, a fare questo lavoro qua, il Padre chiederà conto a noi di coloro che non abbiamo potuto nel suo nome chiamare. Okay? Perché non è che tocca a noi salvare tutti, ma se ci ha dato questa conoscenza qua è perché noi dobbiamo venire fuori. E poi a suo piacimento lui manderà i figli di Israele che vuole che si sveglino, perché non decidiamo noi di svegliarci, non decidiamo noi di entrare in questa verità. Noi stessi portiamo la testimonianza di questo. È l'Altissimo che nel nome di Yahawashai vi fa entrare in questa verità, e che vi vuole come suoi servi e suoi profeti. Infatti possiamo anche vedere come tante volte nelle scritture i profeti non volevano, mi viene in mente Giona, comunque non volevano, perché è un duro lavoro quello del profeta, perché quello del profeta sarai perseguitato, molestato, sarai schernito, beffato, preso in giro dal popolo che passa. Però noi sappiamo che se vogliamo, come dice Paolo, non mi ricordo quale versetto, se vogliamo vivere pienamente in Yahawashai, dobbiamo subire persecuzione, soffriremo. Questo è il libro di Giovanni, capitolo 6, versetto 44, e leggo questo perché il fratello spiegava che noi possiamo fare solamente la nostra parte, ok? Spargendo questa bella notizia ai figli di Yasharala e una brutta notizia ai loro nemici, ok? E stiamo chiamando il popolo di Israele che vengano fuori, che sta per arrivare qualcosa, una distruzione. E se noi non facciamo questo, il sangue di coloro che saranno uccisi sarà richiesto dalle nostre mani. Perciò noi, facendo questo atto, ci stiamo lavando le mani fuori dal sangue, ok? Perciò nessuno può entrare se il Padre non lo chiama. È quello che dice il libro di Giovanni, capitolo 6, versetto 44, come diceva lui, che noi non possiamo convincere nessuno, non possiamo tirare nessuno dentro. Questo è il libro di Giovanni, capitolo 6, versetto 44. Nessuno può venire a me se il Padre Yahweh che mi ha dato non lo attira, e io lo risusciterò negli ultimi giorni. Cioè, il fratello ha centrato il punto qui, ok? Nessuno può venire a Yahawashai, nessuno può accettare il nome di Yahawashai se non gli è dato dal Padre, ok? Nessuno può lasciare quel nome abominevole, greco e falso, che è rappresentato da Cesare Borgia, quale Gesù Cristo. Nessuno può abbandonare la vecchia via e
vivere pienamente Yahawah Shai se non gli è dato dal Padre, ok? Se non gli è dato dall'Altissimo. Quindi sta là noi, quindi, che siamo stati chiamati a svegliare, ad avvertire e a profetizzare. Vai. Questo è il libro di Giovanni, capitolo 6, versetto 45. È scritto nei profeti: saranno tutti istruiti da Dio, Yahawah. Chiunque ha udito il Padre e ha imparato da Lui viene a me, perché nessuno ha visto il Padre se non colui che è da Dio. Egli ha visto il Padre. In verità vi dico, chi crede in me ha vita eterna. Come dice il fratello, cioè, naturalmente chi è che ci può presentare? Sì, chi è che ci può presentare meglio di Yahawah Shai, l'Altissimo? Ok? Che vogliamo fare? Chi ci può presentare meglio di colui che l'ha visto? Vabbè, se vuole fare una mi hanno mandato, io lavoro in questura, sono un poliziotto. Prego, prego, non abbiamo niente da dire. Non ha esatto, mancherebbe altro. Sentite, due cose vi chiedo. Prego. Avete autorizzato, cioè, avete chiesto l'occupazione del comune, niente, non avete fatto nulla. Possiamo anche togliere, non c'è problema. Perché noi stiamo solamente insegnando dalla Bibbia. Se voglio entrare nel merito della vostra presenza qua, non sono deputato a capire io se è giusto o sbagliato. Una cosa, quanto vi trattenete? Insegniamo e poi andremo via. Se ci dite voi di andare via, noi, voi andate via, andremo via. Cioè, non crediamo di fare cose. Più altro, davanti a una chiesa. Potrebbe essere. Siamo davanti a una chiesa a predicare il Vangelo. Ma loro non voglio entrare nel merito della vostra presenza qui, non sono io in stato a decidere se giusto o sbagliato quello che state dicendo. Va bene, siamo d'accordo. Un'altra cosa vi chiedo. Do you know any lesbian couples? Sì. Do you know any lesbian or gay couples? Io mi qualifico, sono un poliziotto. Ok, so you don't know the love that people live in those situations? No, but I've seen it happening. It's happening. But you don't know bro. Those people, you don't love those people. Bro, sure. Bring out your papers, please. The documents. This is what we have to go through, you know, when we teach the truth, you know, we get persecuted by these people, you know, and this is what the scripture is actually speaking about, you know. They're not being of the Father, they don't listen to what the Father wants, you know. E come vedete, per l'ennesima volta veniamo sempre persecutati quando veniamo fuori a insegnare questa verità, ok? Sì, c'è da dire che in Italia è veramente dura, è veramente difficile insegnare, perché qua vediamo che proprio di città in città dove andiamo è sempre la stessa storia.
sempre la stessa storia, che ci siamo sempre, ci hanno chiesto documenti praticamente in tutte le città dove siamo stati. It is very, very difficult to teach in Italy, because anywhere we go we have these officers coming after us, you know. They request our documents, they make pictures of our documents, you know, they take notes down, they make photos of, you know, the 12 tribe charts and everything we have around. And this is just to let you Akiams all over the world to know that the Most High Yahaba Hashem Yahusha is doing a great work, and very soon we would have the prophecy of Amos coming through, which is the famine of the world, you know. And Great Millstone is known all over the world, okay? We've actually been watched, we've been followed. These people have actually been following us, been recording our videos all through. And we are going to leave this place now and see if we'll continue the lesson somewhere else. Yahaba Hashem Yahusha Barakata. Shalom. Shalom. Shalom.